Si è presentato ufficialmente ieri al pubblico di Crema il Fondo per l'Ambiente Italiano, il FAI, il nostro servizio. Salvare dei pezzi d'Italia e gestirli per tutti e per sempre. Questo riassunto nelle parole della Presidente regionale Anna Gastel l'obiettivo del Fondo Ambiente Italiano, realtà che si batte per la tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nazionale e che ieri l'ha festeggiato il suo battesimo cremasco. Un bel inizio per la nascente sezione locale che in realtà sta seminando il terreno già da tempo. Gli aderenti sono già parecchi, ha spiegato Francesca Bottini rompendo il ghiaccio in una sala Pietro Dacemo piena di curiosi. C'era anche l'assessore alla cultura Paola Vailati. Viaggiare, ha sottolineato, significa anche guardare con occhi diversi gli stessi luoghi e di luoghi il FAI se ne intende parecchio. 43 i beni salvati e gestiti, 67 i milioni di euro raccolti per la loro salvaguardia. 25 monumenti aperti al pubblico e già visitati da oltre 5 milioni di persone, 26.000 libri antichi e 16.000 gli oggetti d'arte catalogati e protetti. Iscriversi alla fondo è un messaggio civile, ha sottolineato Gastel, ieri autrice di un appassionato excursus sulla storia, l'attività e i progetti del FAI. L'Italia, ha spiegato, va salvata attraverso la sua bellezza. Per questo invitiamo chiunque ad avvicinarsi alla bellezza del nostro paese e a sostenerci nella nostra missione. La sezione locale del FAI proverà subito a farsi conoscere attraverso due iniziative. La prima è in programma domenica fra le mura di Cascina Marazzi a Palazzo Pignano, per una visita guidata ai luoghi di maggiore interesse del paese e l'allestimento di una mostra documentaria. Il 21 ottobre, invece, il FAI porterà anche a Crema l'iniziativa nazionale FAI Marathon, un percorso in dieci tappe che porterà i partecipanti alla scoperta delle bellezze del centro cittadino.